ragazzi, ragazzi, che avventura! Nella nostra casa ci sono le streghe, sì! Una mi ha soffiato in viso e mi ha graffiato, un'altra era nascosta dietro la porta e con un coltello, sì, un coltello, mi ha fatto sanguinare una gamba. E nel cortile c'è un mostro nero con una clava di legno che picchia più forte di un muro. E sul tetto deve esserci il fantasma di un cantante. Continuava a urlare: a me, portate il brigante, a me! A sentire un simile racconto, i briganti, potete ben pensare, decisero di non mettere mai più piede nella loro casa. Questa restò di proprietà dei quattro animali. Sì, i quattro amici decisero di rimanere e di non andare più a Brema. Fu così che vissero nella casa dei briganti felici e contenti. E credo che siano ancora lì, che mangiano e ridono, che ridono e mangiano.